Cittadini e amici, buonasera. A distanza di 10 giorni ci rivediamo per fare il punto della situazione. Voglio partire sicuramente tranquillizzando tutti quanti. Assistiamo quotidianamente ai sindaci che si presentano vicino alle telecamere per dichiarare la positività di qualcuno, i numeri del proprio paese. Io oggi mi rimetto vicino alle telecamere per comunicare che a oggi almeno ufficialmente non ci sono dei casi positivi ad Erchia. E sono stato costretto qualche giorno fa, per un mio eccesso di zelo e per avere una situazione, una contezza di quello che avviene sul territorio, di predisporre un'ordinanza da inviare ai medici per chiedere a loro contestualmente tutte le quarantene obbligatorie che vengono comunicate alla Regione, che fossero comunicate anche all'amministrazione comunale, o meglio al sindaco, in modo da avere una situazione e un controllo reale del territorio. Mettersi in quarantena non vuol dire essere positivo, mettersi in quarantena è soprattutto un dovere morale di tutti quanti, di chi per qualche modo è tornato o dal nord o dall'estero o da fuori della Puglia comunque, per chi ha qualche sintomo di quella che potrebbe essere una malattia, e i vari casi che gli stessi medici di famiglia ritengono di dover applicare la quarantena. Quarantena, lo ripeto, vuol dire essere isolati da soli in casa. Se non c'è la possibilità di stare da soli in casa, va in quarantena tutta la famiglia, e per questi che sono in quarantena è stato anche sul sito del Comune di Erchia c'è un numero dell'assistente sociale che provvederà, per chi ne ha bisogno eventualmente, a tutte quelle che sono le esigenze di una famiglia che non può uscire, quindi dalla spesa, medicinali, a tutto quello che occorre. Noi siamo a vostra disposizione. A questo voglio aggiungere le varie misure che in questi giorni sono state adottate dal Comune di Erchia, oltre alla sospensione di tutti i tributi comunali, all'entrata di tutti i comuni, della sospensione di tutti i tributi comunali, che soltanto per il mese di aprile ammontano a 230.000 euro, a quelle che sono le opere a livello solidale che si stanno svolgendo. E si è dato via alla raccolta degli alimenti, al carrello solidale che trovate in ogni supermercato, alle donazioni che possono essere direttamente fatti sul conto della Protezione Civile. Questi fondi, insieme a quelli che dovrebbero arrivare dal Ministero, e qui apro e chiudo una parentesi, ieri sera abbiamo assistito allo show di Conte, lo show di Conte che ha in qualche modo messo ancora più in difficoltà noi sindaci, perché un Presidente del Consiglio che viene a dire si stanno dando ai comuni 4,3 miliardi per il sostegno al coronavirus, così non è. Ai comuni forse arriveranno 400 milioni di euro che sono destinate alla protezione, con ordinanza della protezione, con il decreto della protezione civile, saranno distribuiti ai comuni, quelli eventualmente potranno essere utilizzati per il problema coronavirus. L'anticipazione del fondo di solidarietà sono già dei finanziamenti che spettano ai comuni per le minori entrate. Così come l'anno scorso abbiamo avuto 780 mila euro il 2 di aprile, quest'anno, sentendo Conte, entro i primi di maggio dovremmo ricevere 780 mila euro, ma sono gli stessi identici importi che abbiamo ricevuto nel 2019, che abbiamo ricevuto il 2 di maggio nel 2018 e che riceveremo, spero presto, nel 2020. Così come tengo a precisare che il Fondo di Solidarietà è una parte di quelli che sono gli introiti per il bilancio comunale. Al bilancio comunale mancheranno tutti quegli introiti che sono stati sospesi fino ad oggi, e si parla di circa 2 milioni di euro tra Tari e Tarso. E quindi noi in qualche modo ci stiamo stringendo la cinghia, venendo incontro a tutte le esigenze dei cittadini, e al di là degli aiuti del governo continueremo a farlo. Erchia è un paese solidario, io conto nella solidarietà delle persone, perché in ogni momento in cui a Erchia c'è stato bisogno di solidarietà è sempre stato pronto. L'ho visto sabato sera, il primo giorno in cui abbiamo portato i carrelli nei generi alimentari, non li abbiamo ancora raccolti tutti, ma abbiamo già riempito una stanza della Protezione Civile che distribuirà in settimana. A chi sarà distribuito?
sia la nostra raccolta alimentare, sia eventualmente se ci saranno dei finanziamenti per il coronavirus da parte del governo, sia di quanti vogliono generosamente donare la propria parte sul sito della Protezione Civile. Saranno donati e un sostegno per le famiglie che oggi hanno difficoltà. Le famiglie in difficoltà di oggi non sono le famiglie che avevano difficoltà ieri. Quelle che erano in difficoltà ieri, la maggior parte ormai hanno diritto fortunatamente al reddito di cittadinanza, e credo che questo sia già un sostegno per quelle famiglie, così come è un sostegno chi a casa ha una pensione, chi a casa ha una reversibilità. Oggi il dovere è per chi non ha nessuna entrata, per chi lavorava a nero e oggi non lo fa più, per chi aveva un'attività e ha dovuto abbassare le saracinesche, per chi aveva un reddito che oggi non ha più. Quindi i criteri di assegnazione saranno solo per quelle famiglie, per chi effettivamente oggi ne ha la necessità. Non abbiamo sicuramente un salvadanaio pieno, quello che c'è sarà a disposizione di tutti, però sarà a disposizione nel giusto. Quindi ogni settimana la Protezione Civile, a chi ne ha veramente bisogno, porterà la spesa settimanale a casa. Per ogni famiglia, secondo il nucleo familiare, saranno spese tra le 30, le 50, le 60 euro. Dipende se c'è bisogno di medicine, se ci sarà bisogno di alimenti e basta, se c'è bisogno di panni perché ci sono dei minori a casa. Quindi tutto quello che servirà per fare in modo che tutti abbiano una vita alquanto tranquilla dal punto di vista alimentare. Non ci siamo dimenticati e non ci dimenticheremo di nessuno, la porta è sempre aperta perché effettivamente ha bisogno. Un'altra comunicazione che mi sento di dire: fra qualche giorno cambieremo il sistema di raccolta, perché per tutti quelli che sono in quarantena obbligatorio devono, seguendo le direttive del Ministero della Salute, dovranno mettere i rifiuti tutti insieme, non li dovranno differenziare in un unico contenitore, in un'unica busta. La busta dovrà essere inserita in un'altra seconda busta, in modo da evitare che l'operatore ecologico che va a raccogliere il rifiuto possa in qualche modo essere contagiato in caso di positività di qualcuno. Dobbiamo capire che gli operatori ecologici hanno le stesse responsabilità che oggi hanno tutti gli operatori della sanità, tutti gli operatori dell'ordine pubblico, e questo voglio ringraziare personalmente vigili urbani, carabinieri, protezione civile, il personale resimato che quotidianamente sta insieme a me sul comune e che cerca in qualche modo di venire incontro alle proprie esigenze. Guardate, cittadini, io in questi 15 anni quasi di sindaco non mi sono mai trovato in queste circostanze. Ho affrontato tanti problemi, abbiamo affrontato tante sfide, abbiamo affrontato di tutto, ma non immaginavo mai che mi sarei trovato un giorno ad affrontare una problematica così difficile. Io dal primo all'ultimo cittadino, lo dico con sangue agli occhi, li considero tutti come gente di famiglia, come figli miei, come familiari miei, come genitori miei, come oggi mi sento la responsabilità, non sto facendo il sindaco, mi sento la responsabilità di un padre di una famiglia fatta di 9.000 persone, quindi tutto quello che faccio lo sto facendo per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ma soprattutto a cercare di tutelare la salute dei cittadini. Il primo obiettivo è quello di restare, scusate il termine, vergini dal punto di vista della positività del coronavirus. Oggi basta guardarsi intorno e si vede che tutti i comuni siamo rimasti come una macchiolina, come un'isola felice, ma così non è. Ecco perché non bisogna illudersi, bisogna continuare a stare con gli occhi aperti, bisogna continuare a combattere con noi stessi per quelli che sono i principi di tutela della nostra salute e di chi ci è a fianco. Oggi abbiamo di fronte un nemico, ho sempre detto, invisibile, che colpisce e uccide. Quando non conosci chi hai di fronte non ti puoi difendere, e oggi siamo in queste condizioni. L'unica difesa che abbiamo è la ritirata. La ritirata vuol dire stare a casa, stare con i propri cari, stare tranquillamente a casa, e ripeto, abbiamo messo in campo tutte le misure per cercare di venire incontro a queste esigenze. Se servono medicine, se serve cibo, qualsiasi cosa serve, ci sono i numeri che sono disponibili giorno e notte per qualsiasi esigenza. L'unica cosa che vi chiedo è quella di restare in casa. Oltre a questo, sicuramente non ci stiamo dimenticando di quello che è l'ambiente.
Oggi abbiamo terminato la sanificazione di tutto il territorio, ogni 2-3 giorni stiamo sanificando tutte le aree pubbliche dove è abitudine sostare, vicino ai negozi, vicino alla banca, vicino alla posta. Non ci stiamo dimenticando del problema randagismo, perché anche i cani, credo che in questo periodo, con il divieto di uscita che c'è per tutti, staranno patendo anche loro. Proprio da lunedì inizieremo una nuova attività per rifocillare nel paese ogni un giorno sì, un giorno no, tutti i cani randaggi che ci sono, quindi portando cibo e acqua. E se qualcuno è a conoscenza che vicino alle proprie abitazioni c'è qualche cane che abitualmente sostava, è bene comunicarlo sempre al numero della Protezione Civile, che si farà portavoce con noi per comunicare all'azienda che verrà in quali punti sostano più o meno i cani randaggi. Guardate, io credo che ci siamo detti tutti, credo che è un momento di responsabilità a cui tutti ci dobbiamo attenere. Ieri con un po' di stupore mi sono sentito chiamare sentinella. Io non sono la sentinella sicuramente di nessuno, né sono la guardia di nessuno. Io mi sento di essere soltanto, come ho detto prima, voglio cercare di essere un buon padre di famiglia di una comunità. Le sentinelle servono per fare la guardia. Io non voglio fare la guardia, ma voglio collaborare con tutti voi. Voglio collaborare per cercare di mantenere un paese così com'è, un paese immune dal coronavirus, un paese ancora libero da questo virus, un paese che non porti morti. Ogni giorno noi abbiamo costituito un gruppo WhatsApp con tutti i sindaci della provincia di Brindisi, ogni giorno arriva una comunicazione di un sindaco che comunica la perdita di un proprio cittadino. È un dolore atroce, un dolore come la perdita di ogni familiare. Ecco perché dicevo, considero tutti i cittadini dal primo all'ultimo, non ci sono colori politici, non ci sono screzi, non c'è tutto quello che c'era. C'è chi fino a oggi ha avuto qualche rancore o si è sentito in qualche modo in difficoltà a potermi chiedere qualcosa, gli posso tranquillamente dire che quello che era ieri non è oggi. Oggi sono voglio essere il padre di famiglia di questa comunità. Ogni esigenza potete tranquillamente venirmela a chiedere, dipende dalle esigenze, vengo a rimarcarlo. Ci sono delle situazioni in cui non ho tolleranza, qualcuno mi chiama, posso andare a fare la spesa a torre, posso andare, no, sono il primo ad aver chiesto ai carabinieri e intimato ai miei vigili di punire chi non rispetta quelle regole. Sono il primo a dire che se, ecco perché ho chiesto ai medici di avere la situazione reale di quelle che sono le persone in quarantena. Io dalla prefettura ho preso ieri, mi hanno mandato un elenco di 6 persone, ma io, siccome grazie alla collaborazione che c'è con tutti i medici, ho potuto constatare che ce ne sono più di 30. Ecco, questi 30 nominativi sono segnalati ai vigili, sono segnalati ai carabinieri, e qualora qualcuno di questi dovesse incoscientemente lasciare la propria abitazione e uscire, sono il primo che vado a denunciarlo, così come saranno i primi i carabinieri e i vigili a non avere tolleranza su questo. Sono delle regole che portano e devono portare alla tutela di questo territorio. Dicevo, con questo gruppo WhatsApp ogni giorno ci sono i pianti dei sindaci. Questo pianto io non vorrei mai farlo. Ieri c'è stato il sindaco di Carovigno che ci ha comunicato che in 4 giorni ci sono stati 4 morti. Sempre ieri il sindaco Saccomanno comunicava che a Torre c'erano 2 positivi, di cui uno è già morto. Oggi il sindaco di Cisternino comunicava 2 morti a Cisternino. Ecco, il sindaco di Carovigno l'altro giorno diceva: mi sono stancato di fare il traghettatore per accompagnare i morti al cimitero. Ecco, questa è una cosa che io non vorrei fare, non vorrei mai fare, e siccome oggi siamo nelle condizioni di poter dire facciamo di tutto che Derchi non accada, creiamoci una barriera immaginaria che chiuda i confini. Restiamo innanzitutto nel nostro paese perché è un obbligo, ma restiamo nelle nostre case perché è un dovere. Si può uscire per fare la spesa, ma come ho sempre detto, non troviamo la scusa o l'alibi. L'alibi è prenderci in giro da soli. La spesa si fa 1-2 volte la settimana, basta una persona che la vada a fare, tutto il resto restiamo in casa, godiamoci la famiglia, godiamoci i figli, godiamoci le mogli, godiamoci i mariti, stiamo in casa. Un ultimo appello: il 31 alle ore 12 io, così come richiesto dalla prefettura e così come stabilito dalla stessa ANCI, l'Associazione dei Comuni, mi recherò vicino ai caduti con la fascia ad onorare tutti questi morti.
Lo faccio per persone che non conosco, che non conosco il loro viso, non conosco la loro storia, non conosco il loro paese. Lo faccio per i 10.000 morti che abbiamo avuto in Italia. Vorrei che tutte le attività commerciali alle ore 12 abbassassero la saracinesca in segno di lutto. Bastano 5 minuti per raggrupparci simbolicamente tutti insieme e stare vicino a chi è morto, ma soprattutto ai cari che hanno perso il padre, il figlio, la madre. E poi agli operatori sanitari, ai medici che tutti i giorni sono a contatto con queste persone, ai carabinieri che ogni giorno sono costretti a stare sulla strada per tutelare la nostra salute, ai vigili urbani, ai volontari della protezione civile, agli OS, a quanti quotidianamente, non per loro volontà, ma per uno spirito di abnegazione, per uno spirito di rispetto nei confronti del prossimo, mettono a repentaglio la propria vita e la propria salute per difendere la salute di tutti quanti. Grazie e spero che la prossima volta sia un comunicato di liberazione da parte del virus. Però questo non dipende da me, dipende da tutti noi.